Alfredo Pedulla, parto da te perché era la nostra copertina di serata, alla fine di un ciclo, i colpi o i casi che potrebbero animare il mercato, i nomi che abbiamo fatto, Icardi, Pogba, Dybala su tutti, secondo te potrebbero essere davvero dei casi? Ma Icardi lo è Pogba per me tuttora, no. sicuro, però gli altri forse un po' Pogba meno. per me sinceramente Pogba no, mi stupirei se lo United doveva aver cambiato Mourinho, perché se fosse rimasto Mourinho sarebbe un caso e probabilmente avrebbe chiesto di andare via anche a gennaio, non gliel'avrebbero permesso e gli avrebbero detto di presentare fino a giugno. Pogba per me è difficile, a meno che lo United non ridimensioni un po' e non trovi altri due centrocampisti sul mercato. Gli altri due, Dybala e Icardi, sono due problemi aperti con possibilità concrete che entrambi vadano via. Io penso che invece che su Pogba e lo United, ripeto, ci proverà il Real Madrid, ci proveranno tutte le società che avranno un budget da 250-300 milioni, ma sarei sorpreso se lo United, dopo tutto quello che ha fatto per riportarlo a Old Trafford, dopo averlo preso, o anzi perso a parametro zero con la Juve, ha speso dei soldi su un gioiello che era suo, se lo United decidesse di metterlo sul mercato. Intanto è Certo, arrivata sì. una prima smentita da parte del Real Madrid sulla ricerca di un attaccante, perché quest'oggi una fonte autorevole come France Football aveva rilanciato la notizia di un'offerta già pronta per contrattualizzare Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain. È arrivata, come di consueto in questi casi, la smentita del Real Madrid, che ha detto chiaramente non faremo nessuna offerta per Mbappé, di conseguenza il nuovo centravanti del Real Madrid sarà da cercare altrove, in altri lidi, e torna quindi di moda la candidatura anche di Mauro Icardi. Questo potrebbe essere comunque potrebbe essere un'altra pista di mercato. Presidente, La Russa, Sì. avete comunque, ci avete messo una croce sopra per quanto riguarda Icardi, oppure sperate ancora di recuperarlo? Non dico in questa stagione, ma anche per il Guarda, prossimo. dipende da come finisce questa stagione. Io credo che ci siano, lo dico da tifoso, quindi non ho notizie riservate, anche se durante la settimana una telefonata con Moratti l'ho scambiata amichevole, ma non, senza alcuna informazione privilegiata. Può succedere tutto, può succedere che resti Icardi e va via solo Perisic. Può succedere che vadano via tutti e due. Quello che mi sembra improbabile è che l'anno prossimo ci sia sia l'uno che l'altro. Quello Ecco, lo questa è escludiamo. l'unica cosa che mi sembra Ma in improbabile. tutto ciò abbiamo capito, Scarpini, qual è stato il vero problema tra questi due? Si sono picchiati, si odiano, non si sopportano, gli avete rubato qualcosa l'uno all'altro. Perché? Stanno Cosa è litigando successo? perché tutti e due vogliono lo stesso armadietto, nello stesso e quindi lì non si trovano. Perché? Non lo Cosa è so, successo lì? cose che capitano negli Ma spogliatoi, cosa? se mai fosse capitato qualcosa. Sì. Mi permetto di Come se aggiungere, mai? perché Come secondo mai? me, Scusa. ma è sempre così, ma è sempre così. Se tu gli dicessi oggi è il 25 maggio, lui ti direbbe no, è il 21 aprile. No, Ma è ti sempre dico, come se e fosse, ma infatti oggi non è il scusami, ne 25 parla tutto maggio, il che è una mondo. giornata. Ma secondo voi il No, capo della marzo comunicazione di detto marzo, per Coca-Cola? te il 21 Sì. aprile, ma come se tutto il Fermati. mondo se così detestano, come Ascolta Guido. No. ove mai fosse accaduto qualcosa, No, lui ha facciamo detto un ove mai sondaggio, si fosse amano. accaduto qualcosa nello spogliatoio. Può anche essere successo fuori dallo spogliatoio. Riprendo, Chi lo può dire? Chi ne sappiamo noi? secondo voi il capo della comunicazione di Scusi, Presidente, Coca-Cola le chiedo a scusa. domanda, ma qual è la formula del successo della bevanda più venduta al mondo? Arriva e ti dice, guarda, la formula è zucchero, cannella, un po' così, un po'. Cioè, l'ultimo a cui domandare è lui. È un gioco È delle uguale, parti, Guido, è la uguale. commedia all'italiana. Ma certo che gioco delle Su parti, la commedia qualsiasi italiana. Chi è argomento. Totò, chi è Peppino, però? No, poco, due grandi Due, sì, comunque. comunque, infatti, ti ho Comunque fatto un adesso il complimento. problema ce l'ha l'allenatore. Ma tanto l'allenatore non c'ha il problema perché non Non decide lui, no, No, che decide. non decide lui, decide, ma non so ancora per Quello quanto. che non decide è Gattuso, come lei sa, decidono noi Alfredo due Tindi alla dietro a lui. russa. Oltre a Iuri Subito Delibera, adesso, Presidente, aspettiamo 10 minuti? Subito No, adesso? ho detto che non Mettiamo 10 decide, lui è minuti, togliamoci bravissimo questo come pensierino motivatore. Perisic. Io Ma non si preoccupi, sono convinto che la formazione la lei fa lo ha già. anche Gattuso, non solo Cioè, ma Gattuso. questo l'altra volta l'aveva smentito, però prendo una linea che sia sempre la stessa, Anche non Gattuso. pre e post derby, due linee diverse del No, no, ma presidente io La lo Russa, dico per pre e post difendere. derby, Lo due dico. linee uguali, prima e dopo i pasti, prima e No. dopo l'aperitivo, prima e dopo il caffè, stessa Spiego, mi linea, l'altra spiego. Io volta lo aveva dico per smentito difendere questo. Gattuso. La sconfitta con l'Inter non è solo colpa di Penso un po' se Gattuso, ma anche degli l'attaccasse, altri che fanno la penso un po' formazione se con lui. l'attaccasse. Se lei lo difende dicendo che anche lui fa la formazione, significa che la fanno anche gli Ma altri, chi giusto? E sono? quindi questa è una Come chi difesa. sono? Se No, gli altri l'attaccasse sono cosa tutti, direbbe? Leonardo Se e l'attaccasse Maldini, cosa... lo No, se sanno lei tutti. lo Leonardo e attaccasse Gattuso, Maldini? No, ho capito presidente, Baldini, ma cosa no, direbbe? Che Baldini no, quello è un scarso, l'ha ciclista. detto. Qualcosa con la Roma, forse.
Alfredo, finisci. Ma sto scherzando, io non lo so se è vero, no. Ma da interista credo di potermelo permettere di prendere un po' in giro i miei amici. Stasera no, sicuramente andrà oltre i confini, però ricordi quello che ha detto l'ultima trasmissione prima del derby, non mi faccia esattamente il contrario, altrimenti capisco. Ho detto che avrebbe vinto l'Inter, me lo ricordo benissimo, ho detto Gattuso sarà dietro, sì, ma l'Inter. Mi ricordo cosa ha detto su Gattuso, non cambi per un risultato, tanti risultati ormai dalla sua parte. No, ho detto che è un ottimo allenatore. Ma che sì, molto l'ha detto avvantaggiato quando no, scusi Presidente, lei l'ha detto all'orario di Marzullo a mezzanotte. Lei a mezzanotte ha detto che è un buon allenatore, dove aveva detto di tutti i colori dalle 23 alle 23:55. Quando è subentrato Marzullo a mezzanotte stavamo chiudendo e lei ha detto alla fine che è un discreto allenatore. Non mi cambi le carte per capire. Sto dicendo bene, questo, che ma non c'entra essere un buon allenatore. Sicuramente lo è, ha allenato in Svizzera, ha allenato il Pisa, la promozione. Poi è arrivato al Milan e stava andando malissimo. Così, poi sono arrivati Maldini così, e Leonardo e due grandi significa? Giocatori è andato Presidente, bene. L'ironia più così non attecchisce. No, ma l'ironia così che allenati in Svizzera non attecchisce. Io ho studiato in Svizzera ci sono 8-9 squadre che hanno vinto la Champions negli ultimi 3 anni. Il Lugano l'ha vinta 3 volte, lo Zurigo l'ha vinta 4 volte, il Lausanne è andato in finale 2 volte, quindi lei ha ragione, in Svizzera si può allenare bene perché ci sono 6 squadre che hanno vinto la Champions dal 2012 in avanti. Ha ragione, è vero. Domanda di Iorridelli per... Come si chiamava quello della Lazio? Il presidente La Russa. Presidente. Sta parlando di Iorridelli. Presidente, ma lei preferisce parlare con Colomba quando di Iorridelli fa la domanda? No, parlavamo di Gascogne. Meglio con lei. Non la riconosco più. Presidente, scusi. Presidente, a quale allenatore affiderebbe l'Inter nella prossima stagione? Preferirebbe una conferma per Spalletti oppure sogna nomi come Conte o addirittura un ritorno di Mourinho? No, un ritorno di Mourinho no. Secondo me... è bene che Mourinho lasci il magnifico ricordo che ci ha lasciato. Spalletti va bene solo se centriamo almeno un obiettivo, e ormai ce n'è rimasto solo uno e lo deve centrare molto bene, altrimenti non perché non sia bravo o sia meno bravo, credo che lui stesso preferirebbe, metti non centrassimo la Champions, credo che lui stesso preferirebbe trovare un'altra squadra. Io prenderei l'allenatore dell'Atletico Madrid perché ha un passato da interista e comunque, vedi che mi piace Gattuso, l'esempio di Gattuso. Lo stesso carattere. Lo stesso carattere di Gattuso. Sì, indubbiamente, con qualche capacità tecnica diversa. Un po' più educato. Scusa, ho citato Gattuso, l'ho acceso. Presidente, ma no, Simeone ha rinnovato fino al 2085. Ho capito, ma di una risposta che sia aderente. Poi parli di Gattuso, ma Simeone ha rinnovato fino al 3000. Fino all'anno 3000 pare che arriverà ancora lì l'Atletico Madrid. Lei non mi può dare delle risposte. Allora, lei ha detto Spalletti deve centrare un obiettivo. Le dico, no, scusi, Spalletti deve centrare un obiettivo. Le chiedo quale. Allora, se qual non ci fosse Spalletti, vorrei un ex interista. Anche Zenga. No, non è possibile. Ha fatto una domanda. Lei ha detto Spalletti ha centrato l'obiettivo, poi lui la dice qual è l'obiettivo che deve centrare Spalletti? Qual è? L'ho detto, a dare e rimanere Champions, come meno in Champions e non vincerla neanche per il rotto della Cupa. Almeno quello, non ce n'è altri. Era questo l'obiettivo di luglio. L'obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso. Sì. Quindi dovrebbe, se non altro, arrivare in Champions senza vincere. Quindi se miracolosamente nell'ultimo è una stagione importante. È arrabbiato. Benissimo. Senza vincere. Ha avuto un weekend difficile. E ha vinto 3-0. No. Figurati se prendevano 3 punti. Volevo capire qual era l'obiettivo. No, lei faccia un sondaggio con un tifoso interista medio. Simeone può sempre ripensarci. Lei faccia un sondaggio con un tifoso interista medio. Che oggi è a Milano. Oggi è a Milano, Walter. Sì, ma anche se abita a Milano. Io vorrei Zenga con dietro un Maldini, dietro un Maldini e un Leonardo dell'Inter. Ecco. Abita a Dubai, a casa fino a giugno a Venezia. Beh, sì, certo, Dubai, però ogni tanto avrà qualcuno appoggio a Milano. Quando viene a Milano dovrebbe andare in albergo. E intendo la famiglia. La famiglia a Dubai. Mica scemo, però. No, tra l'altro casa stupenda. Hai capito tutto. Aperto e chiuso parentesi. E quando viene a Milano lui va in albergo. Intenda.
Sì, in albergo, non intendo, no, Bagatta. Cioè, si chiama albergo e uno va in albergo tranquillamente. Mi piace questo contenzioso, non ho sentito. Zenga, no, Zenga. Zenga, quando viene a Milano va in albergo, non alla casa, perché diceva Bagatta viene e vive a Milano. No, Zenga non vive a Milano. Vive a Dubai e poi adesso a casa fino alla fine del contratto. Una bella famiglia, fra l'altro, Walter. Assolutamente. Un ragazzo il fatto del Luigi Longari, però prima... No, andiamo subito a Longri. Vedevo che era abbastanza intento a raccontarci la giornata di Neymar, un brasiliano in casa di un argentino a Milano. A Milano, non solo a Milano, ma proprio nella Tana Nerazzurra, il ristorante che vede tra i suoi soci anche Javier Zanetti, ovvero il Bottinero. Lo vediamo insieme attraverso il profilo Instagram dello stesso vicepresidente dell'Inter, che Neymar è stato presente proprio in questo locale, ha anche telefonato a Zanetti rivelandogli il fatto che era stato un suo idolo di gioventù e ha lasciato anche un souvenir, testimonianza del fatto che comunque ha arricchito sostanzialmente la grande collezione di scarpe, di cimeli, di reperti che c'è all'interno di questo ristorante, per cui buon per Zanetti, buon per Neymar, buon per entrambi che si sono sentiti ritrovati. Secondo lei, direttore, quando in casa Inter si potranno sognare colpi di mercato di questo calibro, come ad esempio è avvenuto negli ultimi anni alla Juventus? Beh, bisogna arrivare a un certo tipo di fatturato per poterti permettere determinate operazioni. L'Inter uscirà da un impegno sottoscritto con UEFA per rispettare le regole del financial fair play, quindi una volta terminato questo ciclo, se continueranno a crescere i ricavi, cosa che sta accadendo, cioè il fatturato dell'Inter è cresciuto clamorosamente negli ultimi 2 anni dall'arrivo di Suning, allora le volontà e il desiderio, i desiderati della proprietà sono quelli di creare un Inter di vertice, e un Inter di vertice è una squadra, diventerà una squadra in grado di poter sopportare anche operazioni di mercato, come tu dici, però di base deve crescere tutto il mondo Inter intorno, e non c'è uno stadio di proprietà, quindi far aumentare i ricavi senza avere determinati asset che sono importanti è un pochino più lento come percorso. E poi io penso che in ogni caso, mi ricollego a quanto stavate dicendo prima, parlavate di giocatori che possono cambiare, secondo me il mercato, però qua ne capite di più voi e forse Alfredo è sempre molto attento a queste cose, le sa, passa sempre ormai attraverso una cessione eccellente per rinforzare, cioè il discorso della bandiera non esiste più, e ho un giocatore che è un top, sì, ci rinuncio e con quello creo valore, faccio plusvalenza, vado a comprarne altri. Non lo so, mi sembra che il trend sia questo. Tu lo rispetti in pieno con Icardi che se ne andrà dall'Inter. Da noi arrivo il top così. Appunto, da noi così. Ci fermiamo. Rieccoci, seconda parte di Monday Night, sempre in diretta dallo studio 1 di Milano di Sport Italia. Longari con gli aggiornamenti e poi torniamo sul mercato con i rinnovi imminenti. Almeno sulla carta, Longari. Esatto, ci sono un paio di aggiornamenti di cui dobbiamo parlare. Il primo riguarda ancora l'Inter, perché oggi c'è stato un allenamento facoltativo, ha presenziato Nainggolan che ha dimostrato la sua ferrea volontà di essere presente al ritorno del campionato contro la Lazio, nonostante le sue condizioni fisiche non gli abbiano consentito di disputare le ultime partite. Si è allenato e sta facendo di tutto per recuperare. Non c'era invece Mauro Icardi, che ha preferito usufruire del giorno di riposo e non prendere parte alla sessione facoltativa. E poi un aggiornamento che riguarda invece la questione di Cristiano Ronaldo, più che un aggiornamento è uno storico che arriva dai quotidiani spagnoli, che hanno bene a mente ovviamente tutto l'archivio degli infortuni di Cristiano Ronaldo. Pensate, non succedeva dal 2016 che Cristiano Ronaldo avesse un problema muscolare, un infortunio simile a quello che ha patito nel corso di questa serata contro la Serbia, per cui c'è un po' di allarmismo anche altrove rispetto a quelle che sono le sue condizioni. Si fece male più o meno in quest'epoca, a memoria, recuperò per la finale e fu un grande problema. Posso dire una cosa? In tutti gli sport il danno che subiscono i club per gli infortuni in nazionale, perché il club ovviamente deve dare il giocatore in nazionale, poi se il giocatore si fa male il club ci rimette solo, perché assicurazione fino a un certo punto. E questo è un problema che non so perché il calcio, poi alla fine è irrisolvibile perché le finestre nazionali ci devono essere, il calcio non affronta, ad esempio l'NBA l'ha affrontato non dai giocatori, l'NBA durante l'anno i giocatori stranieri, ce ne tanti, sono più di 130 che giocano in NBA, nelle finestre nazionali per le qualificazioni mondiali non ci vanno.
per contratto non ci vanno, perché il primo, un presidente, quello di Dallas, ha detto, ma scusami, se Nowitzki va a giocare con la Germania, si spacca una caviglia, io che gli do 40 milioni all'anno perdo un investimento pazzesco. La Germania però non Zaniolo fa. Che va a giocare in nazionale aumenta di valore. Ci sono i due aspetti. Ha parlato intanto Ronaldo, scusatemi se vi interrompo, però almeno completiamo certo. Un po' il discorso e arriviamo al dunque. Ci sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, ha detto l'infortunio non mi fa paura, conosco il mio corpo, ha detto Cristiano Ronaldo, che si mostra quindi ottimista rispetto al recupero. Penso che tra 1 o 2 settimane sarò a posto, ha detto Cristiano Ronaldo, costretto ad uscire al 31esimo di Portogallo Serbia. Alfredo è sul tuo sito peraltro questa dichiarazione. Il problema è che tra uno o due la differenza tra 1 o 2 settimane, perché esatto, siamo sul perché filo, se fosse se una farebbe in tempo a tornare filo, per l'Ajax. Ma se sono 2 giorni in più e poi come torni? No, appunto, ma io credo che rischi di saltare. Sia prematuro fare una diagnosi finché non fa gli esami strumentali. È inutile che lui fagli. L'ha fatta Iori. Io ritengo che probabilmente neanche domani, ma forse martedì, perché c'è bisogno di 48 ore. Però i giocatori hanno ormai una conoscenza del proprio corpo, che hanno imparato a sapersi fermare quella frazione di secondo prima. E lui non si è fermato secondo me. Io credo che sia un po' più complicato l'infortunio di Ronaldo, e non è una settimana. Tanto un giocatore che si infortuna molto poco, a differenza di altri che sono, come si dice in inglese, injury prone, cioè che sono, è uno che, quando è l'ultima volta? 2016. Sono tre anni senza un'unghia incarnita, quindi non è poco. Senza un infortunio muscolare. Muscolare, certo. Poi non era abituato alla sosta. Infortuni traumatici. Hanno fatto fermare domenica e si è infortunato. Ha giocato lo stesso. I rinnovi imminenti di calciomercato da Skriniar a Biglia fino a Rodriguez e Lucas Leiva. E vediamo il servizio. Firmato da Fernando Siani. Questo è Fernando Siani. Andiamo subito da Alfredo Pedulà per fare il punto sul mercato con i rinnovi imminenti, ma non del tutto scontati. Alfredo. Sì, Callejon credo che possa rinnovare, perché è vero che non ha fatto una stagione importante, però ormai lui è entrato nel sistema Napoli e si sente napoletano, un discorso diverso rispetto a Mertens al 2020, lui ha detto sto bene qui, bisogna capire se poi lui tra un mese o due dalla Cina potrà avere dei riscontri all'AMSIC, potrà respingerli o potrà rimandarli a mittente. Rispetto a questa grafica credo che il Sharawi rinnoverà, che Dzeko andrà via, Bonaventura e Quadrado punti di domanda, Leiva rinnoverà perché è fondamentale per la Lazio come biglia per il Milan, De Rossi è un punto di domanda perché dipenderà dalle sue condizioni, ricordiamolo che è in scadenza, Rugani ha già rinnovato, la Juve ha fatto tutto quello che doveva fare, Diawara potrebbe finire sul mercato perché comunque il Napoli non ha avuto il ritorno che pensava di avere, ma non per meno di 30 milioni di euro, quindi sono rinnovi tutti più o meno scanditi, soprattutto per quanto riguarda i riferimenti davanti alla difesa, mi riferisco a Lucas Leiva e Biglia, mentre continua proficuamente l'accerchiamento Juve nei riguardi di Chiesa, che è in cima alla lista di una lista ristretta di 4-5 nomi per la prossima stagione. Come abbiamo detto la settimana scorsa, la Juve prima vuole incassare il sì definitivo sul mercato interno di Chiesa e poi penserà ad andare dalla Fiorentina per contrattare un cartellino che per la Fiorentina è di 100, per la Juve è di 70, però per la Juve è troppo importante il primo passaggio, quello cioè di scardinare la concorrenza dell'Inter.